proliferazione di piccoli brand di maggiore qualità, minori magari tirature, minore distribuzione. E questo lo vediamo sia nel beverage che nel food, ma anche in altre industries, per esempio quella cosmetica, dove proliferano in tutti questi mondi marchi appunto magari biologici, organici e appunto di alta qualità. Inoltre appunto questi brand hanno quindi la necessità di distinguersi maggiormente attraverso un attivante e un pack in grado di comunicare delle emozioni. Inoltre stiamo assistendo a un'estrema personalizzazione del pack, quindi non soltanto quindi negli stampati, dove una volta c'era magari soltanto la personalizzazione si limitava ad esempio all'intestazione di una lettera, di un invito, adesso anche i pack stessi sono proprio personalizzati, nel senso che si possono aggiungere diciamo delle foto piuttosto che il nome, o insomma è un trend che sta nascendo e è molto interessante. Chiaramente questo sempre di più anche in relazione all'espansione inevitabile dell'e-commerce che c'è stata nell'anno in corso. Inoltre sempre relativamente al beverage stiamo notando che sempre più il packaging e le etichette stanno diciamo venendo creati in maniera coordinata sia dal punto di vista grafico che dei materiali. E in questa ottica il nostro gruppo, che comprende sia una parte di cartiera che una di etichette, quindi Mondo Fetrigoni e il gruppo Arconvert Manter, offre la sinergia perfetta per creare dei packaging coordinati a livello di materiali, sia carte che etichette. E infine, vabbè, uno degli altri macro trend che esistevano già prima, ma che sono stati proprio esasperati dalla pandemia in corso, è quello della sostituzione della plastica con la carta. Dei fenomeni che si stanno osservando, appunto, che erano già in atto, ma che si sono appunto esasperati con la pandemia, è quello di una maggiore sensibilizzazione dei consumatori verso la sostenibilità dei materiali e la minimizzazione del proprio impatto ambientale, delle proprie attività e dei propri consumi. Questo tocca anche il settore dell'ospitalità, senza dubbio, e quello del beverage. Chiaramente si sta parlando molto dell'eliminazione della plastica monouso, appunto l'abbiamo visto drammaticamente con la situazione degli oceani, adesso ulteriormente aggravata dal problema delle mascherine e poi appunto la pandemia ha innescato, no? Ha fatto sì che gli effetti dell'inquinamento, del cambiamento climatico, dell'urbanizzazione siano stati proprio palesi e sofferti da tutti noi. Quindi soprattutto le nuove generazioni stanno ponendo delle istanze molto forti di cambiamento, dei modelli di consumo e di sfruttamento delle risorse naturali. E, appunto, io penso che anche l'ospitalità, anche soltanto gli alberghi, i ristoranti, si andrà veramente a ridurre gli sprechi. Ad esempio il cibo non consumato piuttosto che l'acqua, il pack dei kit degli alberghi, ci sono tantissime cose che andranno riviste, che sono già in corso di revisione. Comunque sia, questo nuovo sentiment dei consumatori e anche le plastic tax che poi vengono introdotti in diversi paesi stanno portando appunto a una progressiva e inevitabile sostituzione della plastica monouso in favore di altri materiali. La carta è uno di questi perché si presta bene per soprattutto in alcune industries e alcune applicazioni alle sostituzioni. La carta è infatti una materia che viene da materie prime rinnovabili, quindi gli alberi ricrescono, il petrolio da cui deriva la plastica è destinato a finire e anche penso a breve. Inoltre, ricrescendo, gli alberi sono rigenerativi perché comunque nel processo di crescita contribuiscono a ridurre la CO2, quindi un albero che cresce assorbe più CO2 rispetto a uno statico, quindi l'industria cartaria e tutta l'industria del legno, contrariamente a un pregiudizio assodato, è in realtà un'industria rigenerativa. È il nostro primario interesse come cartiera non rimanere senza materia prima, ovviamente, quindi ripiantare più alberi possibili. È un'industria pioniera la nostra dell'economia circolare perché la carta è un materiale facilmente riciclabile
è un tasso infatti di riciclo quasi doppio della plastica, cioè l'80% della carta, anche di più, viene riciclata al momento, mentre la plastica soltanto circa il 40%. Questo perché? Perché le plastiche, che sono in realtà più di una, difficilmente possono essere riciclate tutte assieme, vanno separate, il consumatore non lo sa, non viene richiesto ai consumatori di dividerle perché non è molto facile, mentre la carta viene riciclata tutte assieme. Come cartiera produttrice di carte speciali, quindi per il graphic design, per editoria, stampa d'arte e packaging di lusso, noi lavoriamo appunto tanto con la design community e veramente abbiamo capito e sappiamo che la scelta della carta è parte dell'atto creativo. La carta infatti è una componente del design e anche il veicolo della storia di un brand, del prodotto, quindi veramente è parte stessa, diciamo, di un progetto grafico. Noi abbiamo circa 2000 prodotti a catalogo, più altrettanti fatti su misura per i brand che seguiamo, e abbiamo carte di altissima qualità, di ogni grammatura, quindi per qualsiasi applicazione, di qualsiasi finitura e colore. Quindi a un certo punto, diciamo, con una grande offerta tra le mani, e diciamo c'è soltanto la creatività, no, del grafico, dell'agenzia per matchare, no, il prodotto al suo pack nella maniera più corretta. Noi chiaramente aiutiamo in questo processo, aiutiamo a scegliere, illustriamo magari le caratteristiche di una carta piuttosto che un'altra, possiamo consigliare qual è la più adatta a seconda del progetto grafico, però appunto spesso bisogna tenere in considerazione che ci sono delle finiture, per esempio dei colori che diciamo veicolano certi messaggi. Per esempio lo champagne, sia etichetta che casse, noi lo vediamo spesso abbinato a delle carte pearlescenti, stava a Sandir, quindi abbiamo il perlage nella bevanda e la pearlescenza nella carta, quindi un mondo così luminoso, che viene richiamato già dallo scaffale. Per esempio, invece, per vini biologici, birre artigianali, vini naturali, li vediamo spesso abbinati a carte invece più ruvide, più materiche, più spesse, naturali, quindi un po' grezze, dall'apparenza un po' grezza, perché chiaramente anche lì l'immediatezza, no, del messaggio che parte subito già dal packaging. Quindi, grazie alla combinazione di carta, di design e di tecniche di stampa più o meno innovative e audaci, ogni progetto grafico può essere unico, è diverso e riconoscibile immediatamente.